Sono qui per spiegare come funziona questo blog. Abbiamo tantissimi materiali in linea, video, fumetti, vignette, racconti, romanzi, articoli manualistici, sono argomenti che riguardano la controinformazione, la politica e la vita quotidiana. Insomma, si vede questo, è un bellissimo, no, questo è veramente, forse, però devo mettere così con un, vabbè. Insomma, iniziamo una visita guidata a questo blog. Partiamo dalla home page. Apri la home page di jacopofo.com, c'è il titolo e ci sono tre colonne. Al centro, in alto, ci sono sei rettangoli. Se clicchi sopra, entri in sei settori del blog. Yoga demenziale, arte, tutti i video più divertenti della rete, cacao, buone notizie comiche e un indice. Sotto questi sei rettangoli iniziano gli articoli, diciamo, del blog pubblicati. L'ultimo è quello che sta più in alto. Sotto ogni articolo trovi scritto, aggiungi un commento oppure leggi tutto per leggere la fine dell'articolo che è nelle pagine interne. Nella colonna di sinistra in alto trovi per prima cosa il motore di ricerca di Google e poi anche il nostro motore di ricerca. Scrivi dentro l'argomento che ti interessa, la parola chiave, ad esempio pannelli fotovoltaici, e trovi subito quello che cerchi. Sotto ci stanno tutte le ultime notizie pubblicate da noi. Sotto ci sono gli ultimi commenti dei lettori alle notizie, commenti molto spesso preziosissimi e pieni di informazioni. Continuando a scendere, una serie di bottoni sono link a argomenti fondamentali, una specie di indice rapido. Cliccando uno di questi bottoni, ad esempio risparmio energetico, entriamo su una pagina del blog che contiene tutti gli articoli che hanno come argomento il risparmio energetico. Infine, sempre sulla colonna di sinistra, in fondo, c'è un sistema che ripubblica in automatico gli ultimi articoli dei blog che secondo me sono più interessanti e offrono una panoramica istantanea su quello che sta succedendo. Nella colonnina di destra in alto ci sono le nostre campagne, ad esempio no al suicidio energetico e nucleare oppure il gioco dei regali. Poi c'è un video sulla Libera Università di Alcatraz con la possibilità di entrare nel sito, di leggere i pareri di chi è stato qua, che cosa racconta, e sotto ci sono tutti i gruppi d'acquisto per il fotovoltaico, per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, con i numeri delle persone che hanno già aderito. E per quanto riguarda il gruppo d'acquisto dei pannelli fotovoltaici, c'è un video del convegno del gruppo d'acquisto dove l'ingegner Fauri e altre persone spiegano tutto il meccanismo. Ci sono i link ai corsi che stiamo facendo sulle ecotecnologie, sempre qui a Alcatraz. E sotto ancora tutti una serie di link a siti che ci interessano. Infine ci sono tutti i link ai nostri siti. Ed ora torniamo ai sei rettangoli centrali e andiamo a vedere quello in alto a sinistra, che è l'indice. Tutti gli argomenti divisi per categorie. Torniamo
Tornando ai nostri sei rettangoli centrali, se clicchi quello con scritto yoga demenziale, entri in una pagina in cui al centro trovi tutti gli argomenti che abbiamo trattato sul tema del benessere, della comicoterapia, c'è cioè tutta la cronaca del convegno, con Patch Adams, la trascrizione delle sue lezioni. Rettangolo arte riguarda tutta una serie di fotomontaggi, giochi grafici, fumetti, vignette che io ho pubblicato sul blog. C'è poi tutta la storia della città segreta, che è un gioco, una specie di caccia al tesoro in rete fatta da centinaia di disegni tridimensionali. E ci sono poi dei link a altre iniziative demenziali come il Godolo, l'oracolo taoista, poi c'è il catalogo delle merci impossibili, che è un enorme lavoro con disegni, proposte, sedie, ho fatto insieme a mia moglie Eleonora. E qua potete, se avete voglia, di girare in mezzo alle nostre proposte assurde, fotomontaggi, pietre dipinte, ci sono offerte di servizi meravigliosi, la classe operaia in barattolo, ad esempio, è qualcosa senza la quale non potete, vivere. Come fai ad andare in giro senza una classe operaia sempre con te? Quadro in alto a sinistra, cacao, buone notizie, si apre la pagina del quotidiano con tutte le notizie che vengono pubblicate di giorno in giorno. Ogni giorno fa benissimo alla salute alzarsi e avere delle buone notizie, cose divertenti, positive. Cacao quotidiano è un presidio medico-sanitario, lo fa Simone Canova, che è grandioso. Infine c'è un altro rettangolo, i video più pazzeschi della rete, dove trovate una scelta di video di tantissimi attori, video sull'ecologia, video su cose assolutamente pazzesche che fanno delle persone completamente fuori di testa. In fondo alla colonna centrale trovi lo spazio di Tecnorati dove sono indicati tutti i siti che ci linkano e che ringraziamo. Subito sotto c'è lo spazio di scambio banner di stradaalternativa.it, una rete di più di 200 siti etici che si scambiano banner. Per concludere, vorrei consigliarti di andare a vedere alcune cose sul mio blog. La prima sono i laboratori, sono dei luoghi in cui ci si scambia informazioni, esperienze sul piacere, il matrimonio, il rapporto con i figli, problemi di salute. Ci sono molti gruppi di discussione, ad esempio Emorroidi Solidali, che ha avuto un successo incredibile. E tutto è partito dal fatto che io ho avuto questo problema di cui si parla con un po' di difficoltà. C'è poi il gioco dei regali con tutto un settore di consulenze esistenziali, di lavoro e di altro tipo in regalo, le persone si scambiano consulenze. E infine c'è una parte tecnica su quali interventi è meglio realizzare per il risparmio energetico.